Ma ho qualche nuova succosità comprata da Look Fantastic, novità succosità. E ho detto: ma scusa, oltre a parlarvene, perché non li applico con voi così ve li mostro? E così sarà. Non so tante cose, ma sono chef kiss. Ma prima di tutto mettiamo il bronzer, perché in realtà una succosità è un bronzer liquido, ma che io utilizzo come bronzer topper. Lo uso anche da solo, ma mi piace un sacco come topper. Quindi prendo la mia adorata, peraltro Infallible 24 Hour Fresh Wear Bronzer di L'Oreal nel colore Light Medium e iniziamo ad applicarlo. Assistente, avremo bisogno di te alla regia. Allora, questa terra mi piace perché ha un colore neutro che scalda solo se lo stratifichi molto e quindi è molto facile da gestire nel caso uno voglia un risultato più neutro o più cosa. Tra l'altro oggi ho provato un nuovo fondo che è troppo troppo secco per me, quindi se vi sembra che faccia tutto macchia, no, è colpa del fondo. Mi sono accorta, sapete, che con gli anni la mia pelle è cambiata, nel senso che amavo delle cose proprio full full on, super matte prima, adesso no. Mi piacciono un pochettino più morbide. Questa scopertona, io in realtà l'ho fatta il mese scorso, tipo, non ho fatto in tempo a parlarvene, forse ve l'ho citato su Instagram, non ricordo, perché è andato sold out tipo così. È il Rodial Bronze Glow Lighter Liquid Glow. Che cos'è? È un bronzer liquido con l'applicatore come tipo un concealer, luminoso, ha un colore bellissimo, è leggero e stratificabile, molto bello anche da solo, il colore è bellissimo, vedete, molto luminoso, ma come io lo adoro, ho scoperto, lo adoro come tipo bronzer topper. D'estate invece, secondo me, anche a pelle nuda, solo lui c'è la zona di sporgenza sul ponte del naso, chef kiss. Ma cosa faccio io? Come l'ho brevettato? Ne metto un pochettino sulla mano, sponge, e inizio ad applicarlo al di sopra del bronzer in polvere. Gli dà una luminosità e una tridimensionalità. Non so se in camera renda, ma dal vivo passi dal bronzer polveroso a una roba super juicy, super polposa, super fighissima. E tra l'altro, come dire, in casi come questi, tipo oggi che ho provato una base che proprio non funziona, ma proprio no, cioè proprio questo fondotinta su di me è un no secco, e infatti mi ha seccato tutto, applicare un prodotto liquido o in crema su un prodotto in polvere asciutto ridà un pochettino di moisture e un effetto un pochettino più bello, ma dal vivo veramente ha un effetto stupendo e questo è un bellissimo prodotto. La prossima succosità è una sciccheria, è una novità di Bobbi Brown e sono i Brightening Blush. Sono blush luminosi, ma non coi glitter. Io ho preso il colore Blushed Pink. Tra l'altro ho dimenticato di dirvi una cosa importante. Ringrazio tantissimo Look Fantastic per avermi fornito alcuni dei prodotti che ho chiesto e come sempre il codice sconto per voi. Tutta colpa di Giulia, tutto attaccato, tutto maiuscolo, come sempre non affiliato. Allora ragazzi, so che oggi sono un po' sfusa, ma voi non potete capire cosa ho fatto ieri. 2 secondi di pausa per raccontarvelo. Mi mandate un sacco di direct, Giulia, dove tieni tutti i prodotti? Giulia, come fai? Benissimo. Non sono così ordinata. Ed ero arrivata a un punto che ho detto: ok, qua bisogna mettere ordine. E ieri tutto il giorno l'ho passato a rimettere a posto, togliere cose vecchie, preparare i regali da fare, perché io, a me non piace sprecare il denaro, ha un valore, quindi è piuttosto regalo. E preparo tutte le cose da regalare, da tenere, rimetti a posto la postazione, infatti qui adesso tutto libero, posso appoggiare tutto qui. Ho rimesso a posto i cassetti, ma è stata una lavorata per me, per l'assistante, assistante santo subito, che ieri sera, ve lo giuro, io soffro di insonnia da tutta la vita, vado a letto tardi, mi sveglio presto, ma ieri sera alle 9:47 io e l'assistante eravamo a letto così. E quindi oggi, cioè tipo sono così, sfasata. Comunque, dicevo, Brightening Blush. Ne ho presi due, Blush Pink e Blush Coral. Hanno questa meravigliosa satinatura in degradé più una striscia illuminante. Voi potete prenderli separatamente o miscelare il tutto. Nel caso del Coral, l'illuminante è piuttosto visibile, vedete, c'è proprio un illuminante volendo. Nel caso del Blush Pink, che è bellissimo perché è freddo, un po' più caldo, l'illuminante è sempre nel tono del rosé, vedete? Però sono delicati, potete usarli sia per fare
per usarli come illuminante oppure per rendere ancora più luminoso il blush. Questo è discrezionale vostro. Io, visto che ho un trucco sul rosa, oggi applico il blush pink, ma guardatevi prego il coral, cosa non è? È l'estate in un blush. Poi vedete che non ha glitter, è solo tipo tridimensionale, morbido. È bellissimo, meraviglioso, stratificabile. E una cosa che amo di queste polveri Bobbi Brown è che sono sottilissime, non fanno spessore, non sono polverose, veramente belle. Allora, applichiamo il pink. Io prendo la parte del blush e poi vi mostro anche l'illuminante. Io semplicemente prendo la parte del blush, poi di solito sulla mano li miscelo un po' e poi li applico, e sono una cosa veramente meravigliosa, perché poi sono molto stratificabili e quindi potete gestire il colore fino a quando siete, come dire, soddisfatti. E se prelevate anche la parte dell'illuminante, come sto facendo io anche leggermente adesso, lo rendete ancora, lo passa da un satinato morbido a un luminoso pieno, e sono veramente bellissime per quanto mi riguarda, perché è proprio come avere, non voglio dire tre prodotti in uno, ma sicuramente due in uno, sì. Prendo la parte dell'illuminante e la metto giusto qua, nella zona di sporgenza. Vedete, è come se fosse un continuo del blush, ma più luminoso di un blush, meno luminoso di un illuminante. E l'effetto è molto molto bello. Mamma mia, la base di oggi è terrificante, me ne rendo conto. Mai avrei pensato di trovare un fondo che mi sta così male. Aspettate presto i bocciati del mese, perché vi dirò che fondo è. Poi l'altra succosità che ho scoperto, in realtà adoro la formula ma ho sbagliato il colore, è la nuova cipria di NARS e si chiama Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Perché mi piace? Perché è levigantissima. Ma io ho preso il colore Cliff, che è quello per pelli chiare, ma è tipo woohoo, Casper, The Family Ghost. Quindi io intanto ho ordinato il colore giusto perché mi piace molto. Però come uso questo colore? Pennello di precisione, questo è fighissimo. È il My Kit Co 027. E lo uso per, ad esempio, creare il punto luce sotto qua gli occhi. Guardate quanta luce dà il contorno occhi. Anzi, se volete una cipria illuminante, questo è il colore giusto. Oppure punto del naso, centro del viso. Potete ripulire i bordi e via qua. Molto molto bella. Ho preso però il colore dopo, che sicuramente sarà giusto per me. Ah, a proposito, ho dimenticato di dirvi una cosa. Beh, in realtà questa non è una scoperta, perché è una novità di cui vi ho già parlato. Però vi volevo aggiornare su un'opinione più definitiva, insomma. È la nuova Natasha Denona Love Face Palette. Vi avevo detto due parole su di questa, ma vorrei, insomma, darvi il parere definitivo. Confermo che il blush su di me non va bene, perché sembra un bellissimo rosa, ma su di me diventa lilla proprio. È un colore che non mi sta bene. Ma sapete come lo sto usando, e come lo uso anche oggi, come base per gli ombretti, perché ultimamente mi piacciono molto questi smoky matte, e io uso questo come base e poi faccio il degradé del blu rosa e do definizione con questo. Via, fatto. E viene veramente bello, è un prodotto, insomma, bellissimo, l'illuminante, poi una sciccheria. E quindi devo dire che a me la qualità degli ombretti di questa palette piace molto, mi piacciono molti rosa. Peccato per il blush, perché su di me non ha la resa che vorrei. Certo che ti puoi impegnare finché vuoi a fare un bel trucco, che quando la base ti sta, cioè, è venuta male, non serve a molto. Voglio solo aggiungere un pelo di bronzer qui, e appena qui. Meglio. Poi, a proposito, ho usato anche questo oggi, è la nuova collezione di Bobbi Brown. Questo è il Longwear Cream Shadow Stick, già in gamma, il colore si chiama Bark, ma ha tutto il disegnino fighino. E questo qua è un marrone freddo che uso tantissimo nell'area interna, è quello che ho messo qua. Mi piace perché è molto molto freddo e molto cremoso, è proprio un marrone freddissimo, e a volte faccio fatica a trovare matite occhi così fredde, e quindi ho usato questo. Ok, andiamo avanti. Altra scopertonona del periodo, le nuove. Allora, si chiamano Stila All Day Artistics Microliner. Sono matite a micromina e bellissime. Non sono troppo micro, nel senso che sono sottili, ma non troppo sottili. E le adoro perché con queste ci fai un eyeliner molto sottile, una bordatura, un infracigliare. E io ho preso sia la marrone che la nera.
E adesso uso un attimo la nera per scurire l'attaccatura delle ciglia prima di mettere il mascara, che è un low cost ed è l'altra scoperta. Io ogni volta non so perché non tolgo i blocchini delle palette così. Assistant! Ci togli il coso dallo specchio. C'è un adesivo che io non tolgo mai, ma poi dopo mi serve che non ci sia, invece c'è. No, amore, sul vetro, guarda. Neanche lui ci riesce perché è attaccatissimo. ASMR, ce l'ha fatta. Grazie, assistant. E questa qua, la nera soprattutto, mi piace tantissimo per fare quella roba qua. Quando, a proposito, se avete difficoltà a mettere la matita nella rima interna superiore, perché so che vi può dar fastidio, c'è chi dà fastidio sollevare l'occhio, gli fa senso, eccetera, mettete lo specchio super basso, guardate in giù, e in questo modo riuscite a passarla tranquillamente senza darvi troppo fastidio. Io sono più comoda a fare semplicemente così, chiudo gli occhi e boom boom boom. Però nel caso sappiate che andando piano, facendo piccoli trattini, più lo specchio è in basso, più vedete la rima interna, meno fastidio vi dà. E in questo modo l'effetto delle ciglia è molto molto più bello, molto più pieno. Ricordatevi di darlo anche qua all'interno, dove le ciglia già di natura sono più rade e ha un effetto otticamente di arco molto molto più pieno. Poi vabbè, le uso come matite normali, voglio dire, però sono molto molto belle. Poi ragazzi, stila, eyeliner e matite le ho sempre fatti molto molto long lasting. Ora, altra succosità scoperta è questo nuovo mascara di Maybelline. Questo me l'ho mandato Maybelline, ma visto che è nella novità Look Fantastic, ho deciso di inserirlo. È il The Falsies Surreal Maybelline. Ora, il packaging per me era più bello online che visto in mano. È una plastica un po' cippi cippi, però è anche un mascara low cost, cioè chi se ne frega se il mascara funziona. Scovolini e setola, come piace a me, dentellatura molto corta, molto continua. E vi faccio vedere l'effetto. Devo dire, ragazzi, che ha un effetto, secondo me, molto bello, perché è molto fluffy, scomposto, volume, un po' quasi spettinato, ecco, non so come dirlo diversamente. E, però è subito volume. Ora, non è un mascara che dà lunghezza di per sé, però non trovo neanche che sia di quello che ti fa le ciglia corte e tozze, come alcuni mascara volume. E la cosa che mi piace è che da subito è nerissimo, pienissimo, e ha le ciglia proprio fluffy, spazzolate. No, cioè, guardate la bellezza. Le ho appena sfiorate. Secondo me Maybelline con questo mascara è uscita con uno dei più bei mascara che ha fatto negli ultimi anni, come risultato. So che c'è quello, come si chiama, lo Sky High, che è super virale da quando è uscito, ma questo ha un effetto, guardate quanto è infoltente alla radice, cioè veramente è un mascara per me fighissimo. L'unica cosa, vi do un consiglio, non spazzolate troppo, ma dopo che l'avete distribuito iniziate a pettinare, così lo portate bene lungo tutta la lunghezza, ma uagliù, cioè non ho neanche piegato le ciglia, sembra che abbia 350 ciglia, cosa che non ho. Ok, finisco di metterlo e torno subito. Bellissima, sembra che abbia 400 milioni di ciglia. Bellissimo, ma questo mascara è bellissimo. Secondo me poi se ci dissi, ci devo provare ad andarci sotto un mascara a volume leggero. No, scusate, lunghezza leggero, poi ci do su questo. Bellissimo, fighissimo. Ok, poi altre succosità scoperte sono del segmento labbra. La prima ve l'ho mostrata su Instagram, ma so che non tutti voi mi seguite su Instagram. Vale, mi trovate come GiuliaCov87. È un rossetto che ha fatto Yves Saint Laurent, anche secondo me è perfetto, è il nude perfetto. My Lips But Better freddo, ok? È il Rouge Pour Couture The Bold nel colore 13. Siete impazziti su Instagram perché ho sempre portato i colori caldi sulle labbra, li adoro. Ma guardate questo, guardate che roba. È tipo il colore delle mie labbra raffreddato. Ed è, secondo me, il classico rossetto che puoi letteralmente metterti tutti i giorni dell'anno. Soprattutto per chi non ama il rossetto troppo caldo. Oh no! Ve l'ho detto che oggi sono sfasata, non c'è niente da fare. Oggi sono sfasata vera. E com'è bello. Poi sono morbidi, ma sono comunque long lasting per essere dei rossetti cream. E secondo me il 13 è... Poi oggi sembra meno freddo perché ho un trucco molto molto freddo. Però vi garantisco che è un nude dell'esatto tono delle mie labbra, ma freddo. Lo trovo bellissimo.
Poi ho comprato i nuovi rossetti di Laura Mercier, però con questo trucco non c'entrano niente, vabbè, li mostro lo stesso giusto perché comunque sono bellissimi. Si chiamano I Vibe, invece che I Five, I Vibe Lip Color, io ho preso Peak e Love. Sono in stilo, sono scriventissimi con un... faccio vedere. Guardate la lilletta. Full on pigment, questo è anche un po' quasi metallizzato, ma lo trovo un colore bellissimo, solo che non so perché mi sono data due colori un po' più scuri del solito, ma mi ispirava molto. Il colore secondo me è strepitoso, poi è molto bella la formula perché sembrano come dei gel lipstick ma scriventissimi e luminosi. Questo è bellissimo, ma con questo trucco non c'entra veramente niente. E questo qua è il colore Love, appunto. E ora vi mostro anche l'altro. Dove ho messo la... ah, è di là la sponge, no? Stesso l'altra sponge, quella con cui ho messo il fondotinta. E questo è il colore Peak, che è... adesso ve lo mostro. Non è il... allora, non è il colore che io porto sempre, però secondo me è molto bello, guardate. Lo so, butta fuori un pelo il corallo aranciato, ma per l'estate, non con questo trucco, con un blush come... lui, cioè, togliete questo. Ho spiegato il vibe. Sono molto 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 belli questi rossetti. Una passata, colore pieno, morbido, sottilissimi. E quindi non potevo non segnalarveli perché sono stati veramente una super super scopertosità. Gli ultimi, ma non per importanza, sono i Locked Kiss Ink di MAC. Ragazzi, questi mi hanno fatto tornare sui passi dei rossetti liquidi. Finally. Questo è il mio colore preferito di tutta la linea e si chiama Bodacious 62. È bellissimo. Questi sono veramente super... guardate che bello il colore. Sono super sottili. Super, super, super long lasting. Ma... non troppo secchi. Ovviamente, ragazzi, parliamo di un liquid lipstick, quindi non è che ti aspetti la cosa più morbida del mondo, ma sono proprio come un velo di prodotto sulle labbra, che c'è ma non è fastidioso, non lo senti troppo. A me questi qua di MAC piacciono veramente veramente tanto. Ora, ultima scopertona del periodo è questo setting spray di Revolution. Si chiama Ceramide Boost Fixing Spray. È un setting spray con appunto aloe e un complesso di ceramidi. E mi piace perché? Perché ha tanto anche acido ialuronico, perché è super fissativo. Questo è uno spray comunque alcolico dall'alto potere fissante, ma che in più ha tutti questo effetto bilanciante dato da ceramidi, ialuronico, eccetera. E trovo funzioni veramente molto molto bene. Guardate, faccio vedere. Ora, è un pelin troppo profumato per me, ma l'effetto, vi giuro, è veramente long lasting. Cioè, è un setting spray che tu lo metti e noti che... vi capita mai di mettere il setting spray e dici sì, bello, ok, però, cioè, che l'avevi messo, no, non cambia niente. Tra l'altro continuo a pensare che con questo rossetto una passatina di coral ci stia molto bene. C'ho il senso della passatina un po' ampia. Ah, sta base oggi proprio non ce la fa. Però vi dirò, base a parte, questo secondo me sono dei prodotti veramente pazzeschi. Buffing Technique, quando ve la vedete brutta. Cipria Bordi, questa cipria di NARS nuova è veramente stra levigante, veramente bella. Meno male che ho ordinato il colore un pelo più scuro. Queste sono le mie succosità scoperte oggi. Io spero di cuore di essere stata utile, almeno siamo stati un po' insieme la domenica. So che non sono tantissime, ma in questo periodo non è neanche uscito tantissimo. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Ringrazio ancora tantissimo il Fantastic per aver collaborato con me a questo video. Vi ricordo il nostro codice sconto, tutta colpa di Giulia, tutto attaccato e tutto maiuscolo. Vi voglio bene, un bacione. Thank you.